Eccoci, l'angolo di Barbara Marchan nella nostra notte. Ciao Barbara. Buonanotte a tutti, buonasera a tutti, buonasera a te Fabio che stai sempre lavorando, povero ragazzo, ti mettono proprio a cottimo. Questa sera io volevo fare una prova da equilibrista e ti spiego Sì. perché. Sarò molto più esoterica del solito, un po' più enigmatica del solito, perché? Perché l'articolo che sto per raccontarvi lo richiede. Allora, non tutti sanno, ma tutti possono pensare che io sia di madrelingua francese, e così è. Io sono nata in quel di Monte Carlo nel 1900, non mi ricordo più quando, e quindi ho fatto lì tutti i miei studi, mi sono laureata all'università, alla facoltà di lettere di Nizza, e quindi tutto in lingua francese. Allora, oggi avevo pensato, e spero che vada bene, di riprendere un mio articolo sull'energia, sulle frequenze, eccetera, che avevo scritto tempo fa, ma in lingua francese, che non ho mai tradotto in italiano e quindi non ho avuto neanche il tempo di poterlo fare, per iscritto in questi giorni. Quindi io adesso leggerò il mio testo francese dentro la mia testa e lo tradurrò contemporaneamente in italiano. Sarà un'impresa difficilissima, ma dovete pensare che io conto in francese, non conto mai in italiano, sogno praticamente in francese e penso spesso anche in francese. Mi auguro che questa prova di equilibrismo piaccia ai nostri ascoltatori e chiedo scusa se per caso ogni tanto mi fermerò. Ma è normale perché magari mi trovo davanti a un termine che in italiano non mi viene così spontaneamente. Fabio, sei pronto? Prontissimo. Allora, partiamo, eh. Non rispondo di me, oggi. Come lo avete, sapete, saputo, certamente, tutto è energia, frequenze e tutta questa energia, tutte queste frequenze sono disponibili in ogni momento, in abbondanza e noi siamo tutti capaci di captare tutte le frequenze, anche le più alte. Noi siamo come una specie di radiolina. Tutte le frequenze sono lì, qui e adesso, e noi scegliamo dove auguriamo di connetterci in questo istante. Quando noi scegliamo di ascoltare una musica triste, noi ci calibriamo per captare una frequenza emozionale triste. Quando noi scegliamo di ascoltare una musica allegra, noi ci calibriamo per captare una frequenza emozionale allegra. La differenza tra la musica e l'energia di vita è che una si ascolta con le orecchie e la seconda si sente con il cuore. Ma se no è lo stesso principio, identico. Noi scegliamo la lunghezza d'onda e permettiamo a questa frequenza di esprimersi attraverso noi in questa densità. Noi siamo dei catalizzatori. Questa energia creatrice è onnipresente. Noi ne siamo bombardati dalla mattina alla sera, scorre attraverso le nostre vene, riempie ogni nucleo dei nostri atomi ed è nell'aria, nello spazio, nel raggio delle stelle, nel canto degli uccelli, nelle pietre, nelle piante, presso l'altro ed è soprattutto onnipresente e dappertutto. La moltitudine dei maestri di saggezza che sono transitati sulla Terra ci insegnano che hanno forse anche guarito delle persone, fatto dei miracoli, ma di fatto non hanno realizzato nulla, o meglio, hanno realizzato tutto nello stesso momento. E qui si entra nel paradosso. Lo so, non è facile. Non si diventa più potenti. La potenza è sempre stata qui. Si diventa giusti e soltanto un catalizzatore, trasmettitore di questa potenza infinita.
abbiamo tutti la possibilità di espanderci, di diventare delle specie di sopraconduttori di questa energia divina. Il guaritore non guarisce direttamente, conduce l'energia primordiale, che è sempre qui presente, verso la zona da guarire. Diventa lo strumento del tutto nell'atto della guarigione. Il malato potrebbe farlo da solo, ma ha dimenticato come si fa. Il suo sistema di credenza gli impedisce di accettare che ne ha la capacità, così pensa di aver bisogno di una terza persona per farlo. Ed è la stessa cosa, perché questo fa parte delle esperienze. Se diminuire e dimenticare chi si è un'esperienza abbastanza difficile e piena di insegnamenti, e in questo caso auguri a tutti coloro che sono riusciti a passare questo esame. Adesso si può scegliere di passare alla scuola superiore, quelli che hanno dato l'esame e che sono riusciti a fare questo, oppure no, ognuno decide per se stesso. Un altro esempio: quando io pigio una nota sul pianoforte, ma io creo la nota, e la nota, la corda del pianoforte crea questa vibrazione? Oppure tutte le vibrazioni esistono qui e ora, e che quando io tocco la nota sul pianoforte, quello che ne esce mi fa ricordare che è stata sempre qui e in questo istante, è soltanto che io mi ci connetto in quel momento. Avete capito che cosa voglio dire? Io so di quello scultore che diceva che la statua è sempre stata nella pietra e che lui non ha fatto altro che rimetterla a giorno, togliendo il surplus che la ricopriva. Tutto è sempre qui. Quello che voglio far capire è che non ci sarà un intervento straordinario, che non ci sarà addirittura intervento divino, in questo senso in cui le religioni ce lo fanno credere, e poi capirete perché sono tutti bugiardi e manipolatori quelli che hanno instaurati queste religioni, New Age compreso. L'intervento divino siamo noi. Le cose di base da comprendere per capire questa affermazione? Beh, primo, siamo tutti una parte della sorgente, delle scintille divine, come certi dicono, tutti senza eccezione, anche Hitler, Bush, Rothschild, Valls e tanti altri. Due, noi abbiamo tutti la capacità di connetterci a frequenze più alte e a trasformarle qui sulla Terra, farle discendere verso questa densità, portare la luce in questa oscurità. Dunque, c'è intervento divino? Sì, attraverso noi. Siamo noi i salvatori. E in più è facile, facilissimo. Non abbiamo niente da fare nel senso fisico-materiale del verbo fare. Dobbiamo solo rilasciare la pressione, l'ego, e captare e ritrasmettere queste alte energie qui, sulla Terra. Tutti ne abbiamo accesso. Tutti sono uguali in questo gioco. Lo scopo della vita è non di fare tanto quanto di essere, poiché i nostri pensieri creatori automaticamente vanno a creare delle azioni in questa matrice. Basta alla base essere, con la E maiuscola, essere il miglior trasmettitore possibile delle frequenze più alte dell'infinita creazione. È inutile cercare la potenza e il potere. Facendo questo, noi otteniamo soltanto le briciole della potenza infinita della sorgente
che non chiede altro che esprimersi pienamente, in ogni istante, in noi, attraverso noi. Questo necessita una comprensione di quello che è e una specie di abbandono, di lasciare la presa, quello che non facciamo mai. Questo non vuole dire che la nostra personalità si cancellerà completamente, ma soltanto che noi andiamo a prendere un pochettino di distanza su noi stessi e il ruolo essenziale che ognuno di noi ha nella creazione. Non è separare, attenzione, ma si rimane in collaborazione stretta e costante con la sorgente, diventando un ponte tra le differenti dimensioni. Lo so, non è facile capirlo, ma riflettete bene, poi magari riascoltatelo in podcast. Noi siamo tutti degli esseri multidimensionali e presto o tardi bisognerà veramente comprendere e vivere tutta la misura di questo che quelle due parole vogliono dire: essere multidimensionali. Cercare di essere plus, di più, separarci un po' più dal tutto, diminuirsi, ok, trascendere il proprio ego, riconnettersi alla sorgente e tutto diventa un essere multidimensionale cosciente. Le energie che ci arrivano in questo momento sono sempre più forti e questo l'avete notato tutti. Non ho alcuna certezza sul come, ma il fatto è che queste sono sempre più forti, senza dubbio a causa di un passaggio del nostro sistema solare in un campo di energie galattiche, come in zone dell'universo fisiche, di fisico erano più permeabili a queste energie, come se queste zone fossero più permeabili a queste energie. Però è forse anche più facile immagazzinare queste energie per alcuni di noi, non tutti, però tutti sono nello stesso gioco, ve lo ripeto. Richiede un pochettino di lavoro su se stessi, certo, ma che felicità. La Kabbalah è perfettamente al corrente di ciò che sta succedendo. Il tempo gioca per noi, ricordatevelo. E siamo in un buonissimo periodo di tempo per accelerare la catalizzazione di queste frequenze e provocare ciò che il Cobra chiede, l'avvenimento, ma che io chiamerei piuttosto the shift, l'inversione. L'unica differenza, confronta prima, e che noi siamo sempre più capaci di comprendere come tutto questo funziona e siamo sempre più numerosi a captare questa energia, a trasmutarla e a spanderla sulla Terra. Non sarà una razza extraterrestre che ci salverà, no, no, anche se certi partecipano attivamente aiutandoci a evitare queste trappole. Ci sono gli extraterrestri fra di noi, è inutile negarlo. Non sarà neanche un vecchio signore dalla barba lunga che scende sulla terra per ristabilire l'ordine, no, non sarà né Gesù né Buddha che verranno per darci la soluzione. Noi dobbiamo trovare la soluzione, ma non dobbiamo neanche cercarla, perché è già qui. È l'aumento della frequenza energetica che noi stiamo mutando in questo momento. Noi serviamo da utensili multidimensionali, da mezzi multidimensionali per fare sorgere la luce nell'oscurità. Tutto il resto, il lato materializzazione in questa densità di questi cambiamenti, tutto il resto arriverà da solo, dal flusso di energia e di aumento di frequenze. Allora, non vi preoccupate dei dettagli tecnici e materiali, siate solo un miglior conduttore di queste energie. Inspirate, amate, espirate e ricominciate. Niente di più semplice. Allora, sono stata brava? Dica di sì. Grazie. Auguro a tutti una buona notte, anche se il mio intervento di oggi è stato, ti dico e ti ripeto, abbastanza così misterioso e esoterico. Ma se qualcuno lo vuole risentire in podcast,
podcast sicuramente capirà meglio. Grazie Barbara. Grazie a voi.